Si parla di moralità politica. E la moralità politica si interpreta sostanzialmente nel dire che non si può governare, la sintetizzo così, nel corso della discussione avrete modo eventualmente di modificare o precisare il mio pensiero, non si può governare un paese senza un mandato diretto o appoggiandosi a un consenso parlamentare che non è figlio della diretta candidatura. E su questo punto naturalmente si chiama in ballo non tanto la moralità politica quanto, io credo, la Costituzione italiana e le regole del gioco parlamentare. Io credo che i custodi e difensori della Costituzione o lo sono sempre o non possono esserlo a giorni alterni. Tra qualche mese, lo avete ricordato tutti, noi andiamo a un grande dibattito sulla Costituzione dove una parte di voi difenderà la Costituzione per com'è, sostenendo con forza il rischio di un accentramento di poteri del Presidente del Consiglio. Evito di riprendere qui una discussione già fatta sia al Senato che alla Camera, cioè che questo argomento è manifestamente infondato perché non si cambiano i poteri del Presidente del Consiglio, il quale, unico, a differenza della riforma costituzionale approvata dal Parlamento e poi bocciata dai cittadini nel 2006. Ma se vogliamo prendere sul serio questa critica, dobbiamo essere coerenti fino in fondo. Il sistema che voi difendete e che peraltro rimane in vigore è quello che prevede la centralità parlamentare. E la centralità parlamentare, per effetto dell'articolo 67 del divieto della Costituzione, del divieto di mandato imperativo, permette ai deputati e ai senatori di fare le proprie valutazioni. O questo vale sempre o non vale mai.